Allora, mister, 0-0 al termine di questa prima partita di campionato, hanno vinto le due difese, qualche sbavatura ma nulla di più, sono stati quasi sempre in controllo sia da una parte che dall'altra. Certo, le assenze magari oggi hanno un po' pesato per il vocale, anche se qualche occasione per vincerla. Guarda, io più che pensare alle assenze penso alla prestazione che hanno fatto i ragazzi. Non possiamo sempre pensare agli assenti, i ragazzi hanno fatto una grande partita, loro hanno tirato una sola volta in porta sul calcio su coccia d'angolo dove è stato bravo Caputo, e poi c'è stato un traversone dove è stato bravo Polimena ad anticipare il suo. Noi abbiamo presentato tre volte l'uomo davanti al portiere, una volta Buccinelli, l'altra volta non ricordo chi è stato, e l'altra volta è la clamorosa all'inizio del secondo tempo con Carmelo Moio che aveva una porta davanti, non so cosa le è passato per la testa, è andato a scattare l'avversario, si è defilato in precario equilibrio, ha calciato ma ha mandato sull'esterno della rete. Loro sì, l'ultimo quarto d'ora hanno avuto un predominio territoriale, noi non riusciamo più a salire, ma la cosa più grave è che non riuscivamo a tenere palle davanti, quindi andavamo in sofferenza tutti. Però cosa dire, cioè loro hanno fatto l'ultimo quarto d'ora, quindi c'è avuto un predominio così territoriale sterile ma senza calciare mai in porta. C'è da dire che noi però abbiamo chiuso la partita con 7 fuori quota 2000-2001, con tanta gente che l'anno scorso faceva le lieve elite. Quindi è chiaro che io dalla prestazione del ragazzo devo prendere il meglio. Dobbiamo migliorare in alcune situazioni di gioco, però un primo tempo doveva finire 3-0 per noi, loro non hanno passato centrocampo. Se vi dico pure che per giocare Leo ha dovuto fare un'infiltrazione, quindi... Cioè dai, se avessimo vinto non avremmo rubato niente, assolutamente, però è chiaro, per vincere bisogna fare gol, non l'abbiamo fatti, però al di là degli errori individuali che si può sicuramente migliorare, è tutto perfettibile alla squadra dei Cobravi, perché hanno dato l'anima, hanno dato il cuore, hanno lottato per tutti i 95 minuti, c'è qualche ingenuità di troppo, però dai, oggi sapevamo che abbiamo passato una settimana di tensione incredibile, perché invece di recuperare le persone perdevamo persone in continuazione, per cui va bene così, dai, sono soddisfatto per la prestazione dei ragazzi, un po' meno per il risultato perché ci penalizza troppo, perché ti ripeto, abbiamo avuto tre occasioni lì, non sempre puoi creare 10-15 palle gol a partita, oggi era quella, ci eravamo preparati, la palla che cava dobbiamo fare gol, non l'abbiamo saputo fare, per demerito nostro più che bravura loro. Però dai, se guardo la prestazione in generale devo dire grande carattere, grande voglia, grande attaccamento alla maglia, bravi tutti. Ha parlato degli under che quest'oggi sono scesi in campo, anche chi non è sceso in campo, insomma, ha comunque diverse possibilità di scelta e alcuni hanno tante possibilità di crescita ancora. Sì, no, gli under sono bravi anche se sono inesperti, voi avete visto Perla, ragazzo delle grandi potenzialità però ancora inesperto, non ha i tempi dell'azione, non ha i tempi del pressing, ma questo lo avrà con il tempo. Il problema dei ragazzi è che tu su 20, oggi avevamo 13 under e uno era 98 che era... Zito, il secondo portiere, per cui è chiaro che tu ti giri in panchina quando hai bisogno magari uno che ti dia più esperienza, che ti sappia leggere le situazioni di gioco, non ce le hai, quindi devi sfruttare l'entusiasmo dei ragazzi, la freschezza fisica, la freschezza mentale, la voglia di battersi. Però ti ripeto, questo lo sapevamo, che abbiamo dei ragazzi importanti, merito del buon lavoro che si sta facendo a livello giovanile, certo, sai. Avevo sperato fino alla fine di recuperare qualche over, però purtroppo non ce l'abbiamo fatta, pazienza. Ce l'abbiamo fatto pazienza, sarà per la prossima partita, però di solito uno guarda il bicchiere e oggi, se devo essere sincero, il bicchiere è mezzo pieno, non è mezzo vuoto, perché dai, all'inizio forse tutti avremmo firmato per un pareggio, anche se noi, ti ripeto, ce la siamo giocata a viso aperto fin quando ne abbiamo avuta, poi le forze ci hanno abbandonati, però va bene così, bravi ragazzi, bravi tutti. 0-0 al debutto in campionato, al ritorno in eccellenza, qualche occasione per segnare e sbloccare la partita, il vocale l'ha avuta, comunque viste le tante assenze alla vigilia forse il pareggio poteva essere un risultato ben accetto. Sì, visto le tante defaianze che avevamo oggi noi con i ragazzi sicuramente sì, però non si sono viste queste mancanze, sinceramente oggi hanno dato il massimo e l'hanno dimostrato in campo, che sono tutti titolari in questa squadra,
Peccato, come dici tu, almeno il primo tempo abbiamo avuto un paio di palle nitide, il secondo tempo abbiamo cominciato anche con un'altra occasionissima di Carmelo Moio. È andata così. E noi in ogni caso abbiamo constatato che abbiamo una bella squadra, abbiamo dei ragazzi, soprattutto gli under che oggi hanno sostituito i grandi, che veramente erano all'altezza della situazione. Comunque è un vocale che riparte soprattutto da questi giovani, tanti giovani in prospettiva, abbiamo parlato anche col mister di questo. Certo, manca l'esperienza, però le potenzialità per poter crescere e dare una mano ci sono. Sì, le potenzialità e soprattutto c'è anche materiale umano, perché oggi c'erano 12 ragazzi convocati, 13 ragazzi convocati under, e tutti potenziali titolari, tutti ragazzi che vengono anche dal vivaio del vocale, quindi questa è un'altra soddisfazione nostra. Però abbiamo visto che in campo, torno a ripetere, in campo la differenza con quelli che mancavano non c'è stata. Ho visto una bellissima partita con due squadre veramente toste, gagliarde, anche loro, so che mancava qualcuno nella squadra del Sersale, e credo che, non dico una bestemmia se affermo che ai punti credo che il vocale avrebbe meritato la posta in palio. Allora, Presidente, 0-0 in questa prima giornata a Vocale, la prestazione dei suoi come la giudica? Forse avreste potuto osare qualcosina in più e tentare di vincere la partita? Sì, lo 0-0 va bene come prima partita, fuori casa, però sicuramente avremmo potuto anche portare a casa i 3 punti, perché in quanto loro erano anche in formazione rimaneggiata. Sicuramente abbiamo un po' le polveri bagnate. Per quanto riguarda quello che sarà il campionato che il Sersale si attende di fare dopo la salvezza tranquilla della scorsa stagione, ci sono ambizioni nuove? No, ambizioni nuove, come avete visto è una squadra molto giovane, abbiamo quei 3 o 4 esperti che sono da noi da molti anni, vogliamo salvarci il prima possibile e poi magari prenderci qualche bella soddisfazione. Non abbiamo sicuramente nessuna velleità di alta classifica. Per quanto riguarda quelli che citava lei, i calciatori sono a Sersale da tanto tempo, Scozzafava su tutti è stato sicuramente il perno della squadra, sì. Non è la prima volta. Sì, oggi veramente è stato il migliore in campo, anche se anche la coppia dei centrali Scalise e Torchia non sono andati male. Poi dobbiamo anche mettere in conto che oggi ci mancavano 2 giocatori cardini, secondo me, che sono Corosoniti e Percemontani. Specialmente Percemontani in avanti l'assenza si è sentita. Allora mister, uno 0-0 all'esordio su un campo difficile come quello di Vocale contro una matricola che torna ad affacciarsi al campionato d'eccellenza, si aspettava qualcosa in più da parte dei suoi? Magari avreste potuto osare un po' di più e cercare di ottenere il bottino pieno? Intanto è sempre un buon punto, in questi campionati sappiamo quanto è difficile portare punti fuori casa, poi all'esordio faceva molto caldo, campo in sintetico, quindi dal punto di vista del risultato sono abbastanza contento. Poi è normale che potevamo fare molto di più, soprattutto nel secondo tempo, quando i loro ragazzi, visto che erano giovani, ma anche noi avevamo molti giovani in campo, erano un po' calati fisicamente, lì si poteva osare di più. Qualche palla ce l'abbiamo avuta, davanti pesava l'assenza di Percemontani, più Conversi fondamentalmente giocava al 50% e alla fine l'ho dovuto cambiare, però tutto sommato devo fare i complimenti al vocale, credo che il risultato sia giusto perché le squadre hanno giocato a vista aperta, hanno provato a vincere la partita, però credo che alla fine il punto accontenti entrambe le squadre. Per quanto riguarda la squadra del Sersale, tanti giovani che sono in rampa di lancio, una panchina che era composta per 7 su 9 erano under, in campo però c'erano quegli elementi d'esperienza come Scozzafava, Torchia, Scalise, quelli sono il cardine attorno al quale costruire un Sersale che possa ottenere prima una tranquilla salvezza e poi qualcosa in più. Sì, noi vogliamo mantenere la categoria perché il Sersale veniva da un momento difficile, dopo la splendida cavalcata della Serie D hanno avuto problemi, quindi si rischiava addirittura di non ripartire. Abbiamo cercato di ringiovanire un po' la rosa, però prendendo secondo me giovani di qualità. Noi abbiamo 12 over in rosa, però di cui 2 sono 98, che erano
erano Andre l'anno scorso come Camarà e anche Nestico, che ha fatto, secondo me, è stato secondo me il migliore in campo, il nostro numero 10. E questa squadra sicuramente il giocatore più esperto è Corosanetti, oggi è mancato, però Torchi e Scalise hanno fatto benissimo. Scorsa Fava lo conosciamo tutti, io credo che ci possiamo divertire, possiamo, visto che è un progetto a lungo termine, possiamo buttare le basi per il prossimo anno sicuramente.